Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale della Dama dei Libri. Vi auguro un fenomenale 2024. Devo dire che mi mancava postare video, per cui lo posto adesso. Sto registrando adesso il 5 gennaio del 2024, ma sono le 23 e un minuto, quindi più o meno a mezzanotte dovrei postarlo. Quindi siamo al 6 gennaio, auguri a me. Vi ringrazio sempre per seguirmi molto calorosamente e in questo video vi faccio vedere i libri che ho intenzione di leggere questo mese. Le premesse sono due per ora fare. La prima, posterò quando riesco, perché mi sono accorta che devo postare per mercoledì e poi io mi fisso con questo mercoledì e poi subentrano cose per cui anche no. Per cui, quando riesco, registro e posto. Perché io post-produzione non ne faccio, per cui capirete voi. La seconda è che dirvi quante challenge seguirò. Dovrebbero essere tre, più una che è uno svuota librerie, di cui vi parlerò in seguito, perché non ho davanti le challenge e quindi non ve ne posso parlare. Spero che la lettrice selvatica abbia un po' di pietà. Scusa, perdonami. I libri che voglio leggere quest'anno sono questo mese. Sono le 11 di sera. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, cominciamo con il primo libro di cui non vi leggerò la costa perché non si legge con questa luce. E lo leggo per un canale di Telegram che si chiama Mefan, cioè matematica, e appunto tratta di storie di matematici, di matematica in tutte le sue forme. E quest'anno devo leggere questo bellissimo libro di Simon Sinek, L'ultimo teorema di Fermat, perché ho scoperto che è francese e non Fermat ma Fermat. Bene, posto. E è scritto anche abbastanza in grande, devo dire. Ve lo faccio vedere subito, come in grande, posto che riusciate a vederlo. Sì, ok. E sono 304 pagine, 305 pagine. E questo va sempre per la challenge della lettrice selvatica riguardante i saggi e cose varie. Il secondo saggio che voglio leggere questo mese, perché uno non ti basta, ma no, ma figurati, è qui che mi chiama e mi dice dai leggimi, sì, dai che mi ami tanto, è questo libro fenomenale di Jeroen Den Dam, Vienna e Versailles, le corti di due grandi dinastie rivali dal 1550 al 1780. Scritto più o meno così. Questa è la copertina. E dietro, non si, faccio fatica a leggere anche questo, bene, a posto. Allora, aspettate, aiuto. Nella sua affascinante, documentata e rigorosa ricostruzione comparativa, lo storico Jeroen Den Dam accompagna il lettore nella
Non lo faccio più, giuro, non lo faccio più perché non si legge un cazzo. La quotidianità delle due corti pulsanti dell'assolutismo europeo. La corte di Vienna e di Versailles hanno le corti di Vienna e di Versailles hanno assunto nell'immaginario collettivo degli europei, non meno che nell'indagine storiografica, lo statuto di stereotipi. Quali erano i costi, le cifre, le gerarchie e i meccanismi di potere all'interno delle due corti? Quali erano le loro differenze? Questo libro prende in considerazione il XVII e il XVIII secolo, ovvero gli anni di fulgore totale delle due corti, austriaca e francese, e facendo delle diverse analogie, vedendo le differenze. Ci dà l'idea di quali fossero le cose che avevano in comune come funzionamento della corte e quali modi di pensare delle due corti diverse che portavano a considerare la corte francese diversa dalla propria e quella dalla parte francese e quella austriaca, diversa. Pensavano le stesse cose, ma le pensavano in modo totalmente diverso, cioè facevano dei ragionamenti che li portavano ad avere due visioni diverse proprio perché il rapporto che avevano col popolo era totalmente diverso. Per cui la stessa idea portava a due soluzioni, due pensieri diversi, e questo le ha differenziate in un sacco di cose. Vi dico le pagine. Ma questa cosa non la faccio più perché non si legge niente. pagine. Un bel tomone. Dopodiché passiamo alla poesia. Poesia? Sì, questo invece non la faccio entrare in nessuna challenge. È solo un libro per me e sono le poesie di Emily Dickinson. E sono scritte anche in grande, tra l'altro, perché come vedete sono belle in grande, le puoi leggere con calma e beatitudine. Hanno poi c'è l'elenco di tutte le poesie e il periodo in cui sono state scritte. Ha uno scritto di Natalia Ginzburg e ovviamente con il testo a fronte. Scusate, no, 765 pagine. Aspettate. Allora, questo non ci si legge bene perché è il bianco sul blu, per cui si legge benissimo. Poetessa dalla sensibilità particolarissima, Emily Dickinson riesce a vedere sempre l'universale nel quotidiano. Descrive magnificamente il volgere delle stagioni, considera la vita alla presenza dell'infinito, si interroga sui paradossi della fede dei padri e annuncia la propria indipendenza da ogni condizionamento. Questa ampia scelta di testi tratti dalla sua 1775 poesie ci mostra Emily Dickinson
dalle sue 1775 poesie, dicevo io. Ci mostra Emily Dickinson anche nei meno noti ruoli di umorista, testimone e critica dell'America del tempo, sfatando la leggenda che la vuole una mistica corrucciata e nevrotica arroccata nella sua stanza. Scopriamo così un'autrice che nel sentire tutto con inaudita intensità, inventò una forma poetica irripetibile per comunicare la sua percezione del mondo. Una guida discreta e preziosa ai temi e mezzi caratteristici del suo laboratorio è fornita in questa ricca edizione dalle note del curatore, mentre l'indice tematico permette al lettore di rintracciare le bizzarre scorribande e frequentazioni di questa enigmatica poetessa, da Marsville a Pompei, da Giacobbe a Emily Bronte. Una testimonianza di lucida ammirazione di Natalia Ginzburg conclude questa antologia della poesia di Dickinsiana. Io non vedo l'ora di leggerla, perché secondo me c'è tanto da leggere, ma proprio tanto. Poi un libro da leggere in un giorno, sempre per la lettrice selvatica, è questo libricino piccolo di Antoine Laurens, La donna dal taccuino rosso. È la storia di una donna che va in hotel e a un certo punto muore. E lascia questo taccuino rosso che serve poi agli agenti per capire chi fosse, cosa ci facesse lì e se stava scappando da qualcuno piuttosto che. E sono scritto anche in grande, non ma neanche. Sì, basti, direi di sì. Direi che appunto perché piccolino picciò ha 164 pagine. Lo leggi tranquillamente in un giorno, proprio non ce n'è. Vedo se riesco a leggervi qualcosa da qua. No, non ci penso proprio. Ma anche no, anzi, quando l'avrò letto ve ne parlerò più ampiamente. Oh, arriviamo a un altro libro. Wow, tre questa volta. Parla di animali questa volta. Per all'Adelphi, Animalia 2, ha pubblicato Altrimenti, Peter Godfrey Smith, di Peter Godfrey Smith, Altrimenti. E qui parliamo del polipo. Benché mammiferi e uccelli siano unanimemente considerati. Scusate, io uso una lucina perché sennò divento matta. Non la faccio mai. Cambio prima la lampadina e poi. Ne faccio un'altra serale, altrimenti non ce n'è. Proprio no. Uso questa lucina per leggere, perché sennò muoio prima. Ok? Va bene così, ecco. Aspettate che, scusate, ma sennò non ci vedo. Benché mammiferi e uccelli siano unanimemente considerati le creature più intelligenti, si va imponendo una diversa, sorprendente evidenza. Da un ramo dell'albero della vita assai distante dal nostro è nata una forma di intelligenza superiore, i cefalopodi, ossia calamari, seppie e soprattutto polpi. In cattività i polpi sono in grado di distinguere l'uno dall'altro i loro guardiani, di compiere scorrerie notturne nelle vasche vicine per procurarsi del cibo, di spegnere le luci lanciando getti d'acqua sulle lampadine
Sei geni proprio. Di mettere in atto ardite evasioni. Capite perché lo voglio leggere? Perché deve essere bellissimo. Com'è possibile che una creatura tanto dotata abbia seguito una linea evolutiva così radicalmente lontana dalla nostra? Il fatto è, ci rivela Peter Godfrey Smith, indiscussa autorità di materia e appassionato osservatore sul campo, che i cefalopodi sono un'isola di complessità mentale nel mare degli invertebrati, un esperimento indipendente nell'evoluzione di grandi cervelli e comportamenti complessi. È probabile, insomma, che il contatto con i polpi sia quanto di più vicino all'incontro con un alieno intelligente ci possa mai capitare. Ma Godfrey Smith tocca in questo libro un altro punto capitale nel momento in cui siamo costretti ad attribuire un'attività mentale a una qualche forma di coscienza ad animali ben distanti da noi nell'albero della vita. Dobbiamo anche ammettere di non avere certezze su che cosa sia la nostra coscienza di umani, e forse questa via è una delle migliori per arrivare a capirlo. Non so cosa ne pensate voi, ma io ne sono felicissima di aver acquistato questo libro e spero insieme agli altri tre e a quelli ultimi che vi faccio vedere, che invece sono due romanzi. Di leggerlo e di parlarvene più ampiamente, perché l'idea che i polpi siano la mia fragola mi dà la schiena perché lei il pesce se lo mangia, per cui capite che è un po' offesa. Vuoi leggere di polpi, non vuoi leggere di gatti, ma cioè, vabbè, è un po' offesa, ma va bene. Vi stavo dicendo, perché sono le 11:18 di sera e sto già blaterando a caso, aiuto. Sai che non c'è differenza tra la mattina e la sera, ma è una vaga idea mia. Vi stavo dicendo che l'idea che i polpi abbiano un'intelligenza così viva e spiccata mi interessa parecchio. E non vedo l'ora di leggerlo. Vi dico quante pagine sono, che non mi ricordo se ve l'ho detto, ma non credo. Non credo proprio. Ed è scritta qui. Questo. Poi arriviamo a un libricino, anche questo piccolo, però è un libro che parla di racconti, racconti della mia valle, fondamentalmente la Val Grande. Il libro è stato scritto da Fabio Copiatti, edito Monterosa, e il titolo è Questa casa mia. È un libro molto carino, molto bello, che mi ha regalato il cugino Daniele. E che ha dei racconti che parlano delle diverse situazioni in cui si viveva in Val Grande in tempi diversi, quelli della guerra, quella dopo la guerra, quelli negli anni 70, e trovo questo libro molto interessante e poi recupererò anche tutti gli altri che sono stati scritti sulla mia valle, la Val Grande. E qui troviamo parroci. Aspettate, no, uso sempre la lucina, che le mail. Allora, ve la leggo. Parroci, cacciatori, burattinai, lupi, valanghe, guide alpine e giovani portatrici, alpigiani e alpigiane. Sono loro i protagonisti e le protagoniste delle storie di cui Fabio Copiatti si conferma instancabile ricercatore. Faccio paura, buh. Racconti di lavoro e di fatica, di devozione e di superstizione, ma anche momenti spensierati e gioiosi, balli di suono dell'armonica e prime gite sociali. E questa casa mia è un affresco corale che porta nuova vita a una terra che oggi è considerata il paradiso della wellness. In un passato nemmeno troppo lontano, è stata casa per intere generazioni di famiglia. E anche questo si legge in un giorno.
Arriviamo poi all'ultimo libro, che l'avevo anche per il mese scorso, ma poi vi faccio vedere perché lo voglio leggere questo mese, voglio assolutamente leggerlo questo mese, perché si aggancia poi a un altro libro, e questo è L'età dell'innocenza di Edith Wharton. Edith Wharton scrive di un periodo storico americano dal 1880 al 1900, detto The Gilded Age. E lei scrive, dopo che è finito questo periodo, tutto quello che era vivere in quella società. E lei ha scritto questo romanzo perché lei ha vissuto queste cose. E io ce l'ho in questo formato molto, molto romantico, molto, molto così, che consta di, Madonna, Gesù, 317 pagine, scusate. Non ha ovviamente la quarta di copertina, ma è scritto un po' in piccolo, però ci se la fa. Lo leggo in cucina, tranquilli, di sì che c'è una bella lampadina, però me ne compro un'altra lampadina, perché questa qui anche no. Aiuto. E dopo aver letto questo bel libricino, voglio leggere anche a febbraio, credo, perché non credo questo mese di fare in tempo, non credo, non si sa mai, però Uno sguardo indietro di Edith Wharton. Ve l'avevo già fatto vedere, è la biografia della scrittrice che visse quei periodi e che quindi vi sa spiegare come, perché, quali erano le regole strane, abbastanza inusuali, e che non portavano certo alla felicità delle persone, ma al mantenimento di un certo status. E lei ci descrive questo periodo nella sua biografia. E questo però voglio leggerlo a febbraio, perché non credo di riuscire a leggere tutto, di finire quello e leggere anche questo. Ok, allora siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libri per questo mese. Scusate, il cellulare stava andando a farsi un giro, dicendo, ma vuoi finirla? Ecco, appunto. Spero vi sia piaciuto questo video a un orario particolare. Vi auguro buon 2024, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguite sempre i miei video. Ci sentiamo al prossimo video, che non so a che ora sarà, quando sarà. Spero che questa novità di non sapere quando pubblicherò un video, ma spero di pubblicarne almeno una settimana, ma mi è impossibile avere un giorno fisso, per cui spero che vi piaccia e che possiate continuare a seguirmi comunque. Vi auguro buona serata e buon weekend, e fantastiche letture a tutti. Ciao!